sicuramente un riconoscimento per il lavoro che è stato svolto, ma che ancora molto c'è da fare in termini di risposta a quelle che sono le esigenze che le imprese agricole in Lombardia e nella provincia di Cremona, come quella di Brescia, Mantova, ma diciamo su tutto il territorio necessitano. Un ringraziamento da parte mia va ovviamente a tutti quelli che sono stati i dirigenti che hanno collaborato insieme a me in questi anni e in particolar modo a Paolo Voltini, che è il presidente di Cremona, che insieme a me si è impegnato per cercare di scrivere un nuovo corso per quanto riguarda l'agricoltura lombarda. Ecco, c'è da dire che negli ultimi anni abbiamo assistito anche a delle mutazioni climatiche particolari, il territorio ne ha risentito, comunque ci sono delle situazioni da tenere continuamente monitorate, non ultime il maltempo di questi giorni che comunque ha messo alla prova le coltivazioni. E su questo proprio venerdì, in un incontro serrato anche con il ministro dell'Agricoltura Centinaio, abbiamo chiesto nuovamente una risposta concreta da parte delle istituzioni nell'ottemperare a quello che è, diciamo così, il pagamento dei consorzi di difesa per creare le condizioni perché sempre di più le aziende agricole si possono assicurare. Le calamità di carattere naturale ormai sono diventate la quotidianità e si ripetono di anno in anno in modo diverso. Un anno patiamo in modo significativo quella che è la siccità, l'anno dopo l'eccessiva piovosità, collegata anche a fenomeni di carattere atmosferico come stiamo vedendo in quest'estate, legata a trombe d'aria o legata comunque a precipitazioni particolarmente violente che quando sono accompagnate fra grandine evento, ovviamente il danno si eleva ulteriormente. L'unico modo che le aziende agricole hanno per essere tutelate è proprio la polizza assicurativa che poi si è stipulata tramite i consorzi di difesa stessi. Se noi lì però non siamo veloci e tempestivi, come avviene in altri stati membri, a dar seguito a quelle che sono anche i finanziamenti di carattere comunitario, rischiamo ovviamente di perdere delle opportunità significative per l'abbassamento del costo che poi ricade ovviamente sull'impresa agricola stessa. La priorità resta per noi ovviamente la reddituralità delle nostre imprese. Sempre di più dobbiamo tornare ad essere protagonisti di quelli che sono accordi di filiera, quindi nel medio-lungo periodo, e soprattutto nel riacquistare quelli che sono dei marchi che purtroppo per anche qua un'assenza di carattere, diciamo così, di grande respiro da parte della politica, si è consentito che questi ultimi marchi potessero essere acquistati da multinazionali estere e ovviamente alla base poi non c'è la valorizzazione del prodotto agricolo che proviene dall'azienda agricola italiana. La vera scommessa per il futuro è tornare in possesso di questi marchi, ritornare a valorizzarli con alla base la materia prima agricola e ovviamente tornare a dare quella giusta reddituralità che le nostre aziende si aspettano.